Quindi, quando abbiamo organizzato con Daniela abbiamo pensato di organizzare questo seminario, e un po' abbiamo detto, beh, che tipo di taglio dare, no? Voglio dire, il taglio che ho dato è un taglio estremamente semplice, nel senso che noi dobbiamo capire che cos'è un FPGA, quindi sostanzialmente questo non è un, diciamo, un seminario per chi queste cose già le conosce, come Leonardo, voglio dire, e quindi diciamo per chi non ha mai avuto a che fare, diciamo, con l'FPGA. Quindi sostanzialmente vedremo diciamo, quali sono gli elementi distintivi, diciamo, di un FPGA, poi è una cosa abbastanza semplice, e quali sono, come dire, quegli elementi che stanno dietro questi, diciamo, questi blocchi logici principali dell'FPGA. Naturalmente parleremo un po' di elettronica, perché volente o nolente è chiaro che devo necessariamente fare qualche riferimento, diciamo, agli elementi di base dell'elettronica. E mi aiuterò non soltanto con le slide, ma anche con la lavagna. E poi, diciamo, direttamente, per farvi vedere come si programma un FPGA, utilizzerò uno strumento che è già disponibile, cioè che è Vivado, che è un sistema di sviluppo della Xilinx, e vi farò proprio vedere come si programma direttamente un FPGA. Io qua ho portato una scheda, c'è una Vitex 7, una famiglia. È una, diciamo, delle famiglie della Xilinx. Allora, cominciamo, diciamo, giusto vabbè, per chi, diciamo, non mi conoscesse, ma, diciamo, Massimiliano Belluso, lavoro all'Osservatorio di Catania e mi occupo di fatto, diciamo, di progettazione elettronica sostanzialmente, diciamo, da sempre. Ho iniziato, diciamo, a progettare in ST Microelectronics di Catania. E in particolare mi sono occupato all'inizio, diciamo, della mia carriera di caratterizzazione e modeling, poi sono passato in progettazione e mi sono occupato di progettazione di ASIC in tecnologia BCD, sostanzialmente tecnologia bipolare CMOS e DMOS, per la realizzazione di VI Power, erano componenti di fatto per controllo motori sostanzialmente. Quindi, diciamo, la mia estrazione, diciamo, è da progettista di ASIC. Il passaggio, diciamo, all'FPGA poi è avvenuto quando son passato dall'insegnamento, perché quando sono andato via, diciamo, dall'azienda privata, ho insegnato per circa 7-8 anni, mi ricordo bene, poi ho vinto un concorso giù a Catania ed è da lì che sono partito con l'FPGA. L'FPGA di fatto è diciamo, un dispositivo, è un circuito integrato, non è, diciamo, qualcuno lo assimila ad un ASIC, ma di fatto è un semi-ASIC, è un dispositivo configurabile. Adesso vediamo, diciamo, quali sono gli elementi più importanti. Però prima di fare questo, volevo soltanto, diciamo, fare un piccolo appunto all'attività che abbiamo giù a Catania con il collega Sergio Billotta. Quelle sono, diciamo, le attività principali, diciamo, del nostro piccolo gruppo. Sergio è stato così bravo da definire il nostro laboratorio laboratorio amico. Cioè, viene fuori. Non lo so se prima o dopo, questo non ho idea, diciamo. Però l'ha definito in questo modo perché noi veniamo, diciamo, da esperienze professionali, come dire, anche umane, diciamo, abbastanza non positive, per cui abbiamo definito questo laboratorio, l'ha proprio definito amico, perché chiunque, diciamo, si interfaccerà da questo momento in poi con noi. In primis, diciamo, l'attività professionale vanno al di là, come dire, ma prima c'è il contatto umano, quindi c'è un'attività, come dire, di empatia, voglio dire, tra le persone. Questo viene, diciamo, viene prima. Quindi l'acronimo è venuto fuori così. Sostanzialmente ci occupiamo, diciamo, di studio e modellizzazione di sensori di luce, che poi sostanzialmente sono quelli che vengono utilizzati, ovviamente, nel campo, diciamo, dell'astrofisica. Naturalmente siamo partiti dai CCD. E siamo arrivati a sistemi a conteggio di fotoni che sono silicon photomultiplier, che abbiamo modellizzato. Ci sono diversi articoli che abbiamo scritto su IEEE, e naturalmente di progettazione sia analogica che digitale, per, diciamo, per sistemi elettronici per applicazioni astrofisiche. Abbiamo sviluppato, diciamo, diverso hardware su FPGA, in prevalenza naturalmente la famiglia Vitex della Xilinx, che è quella, diciamo, che io ho utilizzato sin dall'inizio, da quando sono arrivato giù a Catania.
Ci occupiamo anche, diciamo, dei progetti PCB, quindi sostanzialmente realizziamo anche, cioè progettiamo, più che realizziamo, progettiamo le board dove vengono collocati i componenti, diciamo, elettronici. E il massimo che abbiamo fatto è 10 strati sostanzialmente, un progetto che ho fatto io, diciamo 10 layer. E anche di trasferimento tecnologico. Non ho messo, diciamo, la formazione che facciamo e diciamo, l'attività di collaborazione con l'Università di Catania in termini, diciamo, di lauree scientifiche. Vabbè, queste sono le collaborazioni attuali. E, a questo punto, e questo era l'abstract, diciamo, che ho sintetizzato, quindi vedremo un attimino che cos'è un FPGA. Ripeto, non è una cosa abbastanza semplice, non è una cosa complicata. Scenderemo un po' nel particolare. Quali sono questi elementi distintivi e come si programma un FPGA? Lo faremo attraverso, diciamo, questa scheda che ho qui. Che cos'è un FPGA? Sostanzialmente un FPGA è un dispositivo integrato che io posso riprogrammare più volte. E questo cosa significa? Significa che io posso, diciamo, una volta fatto la mia configurazione di base, modificarla in un tempo successivo. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che io modifico, come dire, la struttura, l'architettura, diciamo, interna del mio chip. No, questo non lo posso fare, ovviamente. Però posso modificare le funzioni logiche, ovviamente. E come è fatto un FPGA? Un FPGA sostanzialmente è realizzata da, diciamo, l'elemento costitutivo top, diciamo, è il CLB. Il Configuration Logic Block, qualcuno lo chiama Programmable Logic Block o qualcuno lo chiama Logic Block, voglio dire. E all'interno di questo Logic Block, quindi questa è una matrice, diciamo, di Logic Block, all'interno ci sono tutte le funzioni, che in qualche modo c'è un'architettura che mi consente di, come dire, impostare le funzioni logiche che io voglio. Quindi posso fare la somma, diciamo, giusto per scendere un po' terra a terra, voglio fare la somma, la differenza, i prodotti, digitali ovviamente. Quindi l'elemento, diciamo, c'è questa matrice di CLB, che sono interconnessi tra di loro da matrici di switch, quindi di interruttori sostanzialmente, interruttori elettronici. Per chi, diciamo, non sa, diciamo, cos'è un interruttore elettronico non è altro che un transistor che lavora, diciamo, in condizioni di on-off, acceso spento sostanzialmente. Quindi voi vedetelo in testa come l'interruttore è uno schiaccia in parete per far accendere, diciamo, la lampadina. Quindi noi abbiamo la possibilità, sostanzialmente programmando l'FPGA, di chiudere questi switch e collegare i vari CLB tra di loro per assolvere a quelle funzioni che ci sono, diciamo, necessarie. Ora, questo CLB che noi stiamo vedendo, diciamo, come macro blocco, cosa contiene all'interno? Ecco, bene, lì intervengono, diciamo, ci sono le differenziazioni legate alle famiglie logiche. Allora, le due più grandi, diciamo, case costruttrici di FPGA sono la Xilinx e l'Altera. Diciamo, sostanzialmente si dividono quasi il 90%, diciamo, del mercato dell'FPGA mondiale. E, naturalmente queste compagnie hanno nel tempo prodotto tutta una serie di famiglie. Ecco, cosa differenzia le famiglie tra di loro? Ecco, l'architettura di questi CLB. Quindi quando io parlo di famiglia 7, che poi è quella che prenderò a riferimento, ma faccio un esempio ovviamente, io vado a individuare l'architettura di quel CLB. Quindi la Spartan 3, faccio un esempio perché voi ci state lavorando, ha un'architettura diversa da quella della Virtex 7. Le architetture si sono evolute nel tempo e sono sempre più funzionali a quelli che sono, come dire, non soltanto, diciamo, le funzioni logiche da implementare, ma soprattutto, come dire, i constraint da rispettare. Perché architetture di un certo tipo ti possono consentire in fase, diciamo, chiamiamolo di sbroglio, così, in fase di sbroglio di ottimizzare sostanzialmente i collegamenti tra di loro e quindi anche i timing. Quindi l'architettura è, diciamo, l'elemento base delle caratteristiche, diciamo, dell'FPGA. Prego.
Quale? Ah, questa qua, sì. Vabbè, questo qua diciamo è sostanzialmente una schematizzazione interna di un FPGA. Questi sono tutti CLB di colore diverso. Questa stessa figura la vedremo un po' più avanti quando vi spiegherò come sono collocati. Tutti i CLB, non tutti i CLB sono uguali tra di loro. Solitamente, per esempio, la Xilinx individua il CLB a colonna. Quindi voi avrete, per esempio, dei blocchi logici qui, poi vedremo cosa sono questi blocchi logici, dei DSP, poi delle RAM, dual port, o con quattro port, dipende, e così via. Dice, questa sequenza a colonne si ripete. Qua ci sono gli I.O., qua in mezzo ci stanno i clock, quindi orizzontali e verticali, con tutti i fili di collegamento che vanno su e giù, sia in orizzontale che in verticale. I fili di collegamento anche in diagonale. Quindi questa figura rappresenta, diciamo, l'interno di un FPGA con tutti i CLB colorati in modo diverso proprio per come dire, identificare funzionalità diverse. All'interno del CLB, nel caso per esempio
avevamo letto che cos'è un FPGA, forse ci siamo prolungati troppo.